niente, d'accordo? Sì, è corretto. Perfetto. Professor Bocchi, non so, Maggie. Ma io direi poche parole perché per introdurre il professor Maugeri, è giusto, Maggie? Io direi poche parole per non rubare tempo, ma appunto mi fa molto piacere intanto avviare questo appuntamento. Professor Maugeri è un collega del Dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali che ha lavorato da sempre, potremmo dire, no, Maurizio, come fisico da lungo tempo su fenomeni climatici e sta studiando da tempo tutti gli aspetti relativi al cambiamento climatico. Quindi direi che i suoi studi, che poi li possiamo trovare nelle ricerche che ha pubblicato molto su riviste internazionali su questi aspetti, però direi è molto attivo anche sull'aspetto della cosiddetta terza missione, cioè far capire, far sapere a che cosa stiamo andando incontro. E quindi ecco, la mia brevissima presentazione si conclude così, lasciando la parola appunto a Maurizio e quindi ringraziandolo anche per l'ennesima volta per questa disponibilità che lui sempre riesce ad assicurare in questi casi. Sono io che ringrazio l'organizzazione e le persone che vi ascoltano e condivido con voi lo schermo, il mio schermo, in modo da riuscire a vedere le mie slide che dovrebbero essere in arrivo. Ancora un attimino di pazienza, eccole qui. Quindi la presentazione che vi mettiamo in modalità di presentazione che è un po' più carina. Allora, forse allora, per metterla in modalità di presentazione, allora uno dei 33 altre azioni nascondi, visualizza relatore. No, allora lo ricondivido un attimo, che vediamo se ricondivido solo lo schermo, ve lo fa vedere un pochino più in grande. Dai, così si vede un pochino meglio, diciamo. Quindi partiamo pure con la mia presentazione. Il primo obiettivo di questa presentazione è quello di farvi capire quali sono gli elementi fondamentali che regolano il clima del nostro pianeta. In realtà direi il clima di un qualsiasi pianeta, perché questi meccanismi non sono attivi solo sul nostro pianeta, ma valgono allo stesso modo anche sugli altri pianeti del Sistema Solare e su altri pianeti di altri sistemi stellari. Sostanzialmente, cosa regola la temperatura di un pianeta? Il pianeta è un oggetto che si muove in uno spazio praticamente vuoto. Quindi l'unico modo con cui il pianeta può scambiare energia con il mondo circostante, quindi con il resto dell'universo, è l'assorbimento o l'emissione di radiazione elettromagnetica. Questo vale assolutamente per tutti i pianeti. Quindi il nostro pianeta riceve energia sotto forma di radiazione elettromagnetica e emette energia sotto forma di radiazione elettromagnetica. Però la radiazione elettromagnetica che riceve e quella che emette sono abbastanza diverse tra loro. La radiazione elettromagnetica che ci arriva è quella che proviene dal Sole. Il Sole è una sorgente calda, la superficie del Sole ha una temperatura vicina ai 6.000 gradi e quindi, come ogni buona sorgente calda, emette luce visibile ai nostri occhi. Quindi quello che ci arriva dal Sole è radiazione elettromagnetica emessa da un corpo che ha una temperatura di circa 6.000 gradi, la superficie del Sole. Ed è questa qui rappresentata nella freccia gialla in figura. La superficie terrestre e l'atmosfera invece hanno una temperatura molto più bassa, temperatura nella quale noi viviamo la nostra vita, quindi una temperatura dell'ordine di
0 gradi, 15 gradi, 30 gradi, a seconda di dove siamo nel nostro pianeta. Un corpo più freddo, diciamo, un corpo che ha queste temperature emette una radiazione che i nostri occhi non riescono a vedere. Radiazione costituita da raggi infrarossi ed è quella che è rappresentata dalla freccia rossa che vediamo in questa figura, che viene emessa sia dalla superficie terrestre che vedete dalla atmosfera. Quindi abbiamo un bilancio, diciamo, in condizioni naturali. Il pianeta riceve ed emette la stessa quantità di radiazione elettromagnetica, ma la natura di queste radiazioni che vengono ricevute ed emesse è diversa. Quindi, essendo diversa la natura di queste radiazioni, può essere diverso il modo con cui queste interagiscono con l'atmosfera. L'atmosfera in particolare è trasparente, abbastanza trasparente, la radiazione che proviene dal Sole. Quindi la radiazione che proviene dal Sole in parte viene sicuramente riflessa dall'atmosfera e dalla superficie del suolo, però viene poco assorbita dall'atmosfera. Quindi una buona parte della radiazione solare che arriva sul nostro pianeta riesce a raggiungere il suolo e al suolo venire assorbita. Diverso, molto diverso invece il discorso per la radiazione infrarossa. L'atmosfera che vi ho detto essere ben trasparente alla radiazione solare è invece molto, molto fortemente opaca alla radiazione infrarossa. Quindi la radiazione infrarossa che viene emessa dal pianeta viene quasi totalmente assorbita dall'atmosfera. L'atmosfera, assorbendo questa radiazione, si riscalda e riemette, come ogni corpo che è a una certa temperatura, radiazione in tutte le direzioni, quindi una parte di questa va verso l'esterno, una parte di questa viene a essere diretta verso la superficie terrestre. Ma allora guardate cosa succede in corrispondenza della superficie terrestre. Non abbiamo solo radiazione solare che riscalda il suolo del nostro pianeta, ma anche radiazione infrarossa proveniente dall'atmosfera. Quindi il suolo è riscaldato da questi due tipi di radiazione. Allora, se il suolo non vuole accumulare calore, deve emettere una quantità di radiazione infrarossa che consenta di bilanciare questi due contributi entranti. E quindi il suolo deve regolare la propria temperatura proprio per poter raggiungere questo bilancio. Questo effetto è presente, come vi ho detto, non solo sulla Terra ma anche su altri pianeti, si chiama effetto serra. È un fenomeno perfettamente naturale, fa parte della storia del nostro pianeta da sempre, da quando il nostro pianeta ha costruito la sua atmosfera. Quello che cambia attraverso il contributo dell'uomo è che il contributo dell'uomo può portare a incrementare questo effetto serra. I composti, ecco, che rendono opaca la nostra atmosfera alla radiazione infrarossa emessa dalla superficie dell'atmosfera stessa, sono qui, vedete, elencati, sono il metano e il vaporacqueo, il biossido di carbonio e diversi altri composti ancora. Qui ho elencato i principali, diciamo, e sono proprio questi a rendere opaca l'atmosfera alla radiazione infrarossa emessa dal nostro pianeta e emessa dalla stessa atmosfera. Molto interessante osservare che questi composti, che hanno questa importante funzione di rendere l'atmosfera opaca alla radiazione infrarossa, sono in realtà presenti in concentrazioni molto ridotte. Il più abbondante di essi è il biossido di carbonio, che è presente in una concentrazione solo dello 0,04%. Per il metano, vedete, e per altri gas serra le concentrazioni sono ancora molto più basse. Come vi dicevo, questo effetto serra, questa opacità dell'atmosfera alla radiazione infrarossa, fa parte della storia del nostro pianeta da sempre. Quindi oggi non ci preoccupa che ci sia un effetto serra, ci preoccupa che questo effetto serra stia crescendo molto rapidamente negli ultimi decenni, e la causa di questa rapida crescita dell'effetto serra è
la crescita di alcuni dei composti che rendono opaca l'atmosfera terrestre, la radiazione infrarossa. Guardate, questo è il biossido di carbonio misurato con metodi analitici, quindi accurati ed affidabili dalla fine degli anni 50 del Novecento. La serie più lunga inizia infatti nel 1958, è una serie che si riferisce ad un posto nelle isole Hawaii, lontano dalle emissioni dirette, in modo da sentire quello che è il fondo atmosferico e non contributi locali e specifici. Vedete, c'è un ciclo annuale legato alla vegetazione, diciamo, e però quello che conta, c'è un trend di crescita di lungo periodo che ha portato le concentrazioni in atmosfera da poco più di 300 parti per milione alla fine degli anni 50 del secolo scorso fino ad oltre, ben oltre 400 parti per milione attuali. Andiamo a cercare di avere dei dati di CO2 su tempi più lunghi, lo si può fare per esempio andando ad analizzare delle bolle d'aria che sono state catturate, tra virgolette, dai ghiacciai mentre essi si formavano, quindi a posteriori oggi si vanno a scavare delle carote, a estrarre delle carote glaciali, per esempio dalla calotta antartica, si estraggono queste carote, le si studiano strato per strato, si riesce a ricostruire la storia della CO2 nell'atmosfera del nostro pianeta e si vede che valori come quelli che si hanno oggi non si sono avuti nelle ultime centinaia di migliaia di anni e probabilmente non si sono mai avuti neppure nell'ultimo milione di anni. Quindi questa forte crescita delle concentrazioni di CO2 porta le attuali concentrazioni di questo composto a valori che sono assolutamente insoliti per un passato anche lungo del nostro. Come si può quantificare l'effetto che questa alterazione delle concentrazioni di questi composti e quindi della opacità della nostra atmosfera, la radiazione infrarossa porta sul clima del nostro pianeta? Il modo più semplice è quello di farlo per via modellistica, quindi con dei modelli che sono in grado di simulare il comportamento del nostro pianeta rispetto alla radiazione che arriva sul nostro pianeta dall'esterno, che viene emessa dal nostro pianeta verso l'esterno, quindi questi modelli simulano questo e vanno a vedere cosa succede se di colpo istantaneamente si rompe l'equilibrio che si era instaurato prima che l'uomo iniziasse a emettere composti clima alteranti, quindi lo si rompe di colpo e si portano istantaneamente le concentrazioni dei composti clima alteranti ai valori che essi hanno oggi. Cosa si vede? Si vede chiaramente che l'atmosfera diventa più assorbente, più opaca, diciamo, alla radiazione infrarossa, quindi la quantità di radiazione solare che arriva al suolo rimane la stessa, perché questi composti non incidono sulla trasparenza rispetto alla radiazione solare, ma incidono sulla trasparenza rispetto alla radiazione terrestre atmosferica. Quindi l'atmosfera diventa più opaca, lascia passare la stessa quota di radiazione solare, lascia uscire meno radiazione terrestre. Il risultato è che una parte della radiazione resta dentro. Quanta? Quanta per ogni metro quadrato? Il modello ci dà questi numeri. Vedete, non c'è solo il biossido di carbonio, come vi dicevo, ma ci sono diversi composti che contribuiscono a rompere questo equilibrio e essi sono schematizzati in questa figura. L'effetto complessivo, facendo la somma di tutti questi composti, è di qualche decimo sopra i 2 watt per metro quadrato. Quindi è come se su ogni metro quadrato della superficie terrestre venisse accesa una lampadina della potenza di poco superiore ai 2 watt e il calore generato da questa lampadina resta a disposizione del nostro pianeta, che fa l'unica cosa che può fare. Ricevendo del calore tende piano piano a riscaldarsi. Peraltro, guardate, alla lunga, riscaldandosi stabilirà un nuovo equilibrio, perché via via che si riscalda emette più radiazione e quindi smetterà di
crescere questa temperatura quando la radiazione emessa sarà di nuovo in bilancio con la radiazione ricevuta. Tutti i pianeti tendono sempre a raggiungere una condizione di bilancio, naturalmente una condizione di bilancio in cui l'ambiente è cambiato. Naturalmente ci preoccupa non solo quello che è successo nel passato, quello che è successo fino ad oggi, ma ci preoccupa anche il fatto che questo problema è destinato a persistere per i prossimi decenni e non solo a persistere, ma a diventare addirittura più grave, più accentuato. Quando questo problema è destinato a diventare più accentuato, nessuno lo sa dire, perché è già difficile studiare il comportamento dei sistemi inanimati, sistemi naturali, quindi il sistema climatico. Se poi ci mettiamo la complessità dell'uomo, ne esce un'equazione che diventa assolutamente insolubile. Quindi chi di noi può dire con quale impegno l'uomo affronterà la lotta ai cambiamenti climatici nei prossimi decenni? Questa è davvero una risposta alla quale non si può dare, è una domanda alla quale non si può dare una risposta univoca. Quindi alla scienza resta solo una strada da percorrere, quella di andare a formulare diverse ipotesi, dalle più ottimistiche alle più pessimistiche, e andare a vedere cosa potrà accadere in corrispondenza di ognuna di queste ipotesi. Quindi le ipotesi sono formulate di solito mediante queste sigle, ACP seguito da un numero, dove ACP sta per Radiative Concentration Pathways, cioè quindi una possibile traiettoria di evoluzione di ciò che inibisce la fuoriuscita dalla nostra atmosfera della radiazione infrarossa, e i numerelli invece corrispondono, le ultime cifre che seguono, vedete, a quello che si presume sarà il forcing radiativo alla fine del secolo in cui stiamo vivendo. Quindi abbiamo detto che adesso siamo di poco superiori ai 2, una condizione ottimistica di stima arriva a 2,6 alla fine del secolo in cui stiamo vivendo. Questo è se siamo bravissimi, cioè se mettiamo in atto tutto ciò che possiamo mettere in atto per andare a ridurre le emissioni, e invece se siamo delle cicale, diciamo, cioè ci godiamo il presente senza porci nessun problema relativo al futuro, le cose andranno molto peggio, e il forcing radiativo sarà anche più di 3 volte più forte. Una volta che ho definito l'evoluzione del forcing radiativo nei prossimi decenni, poi con dei modelli molto simili a quelli che si usano per fare le previsioni meteorologiche, si può andare a studiare cosa accadrà al clima futuro, quindi formulare degli scenari di cambiamento climatico e da essi degli scenari di impatto del cambiamento climatico su tutta una vasta gamma di settori. E voglio richiamare la vostra attenzione su un punto importante. Guardate, nella trasparenza precedente vi ho detto che se l'uomo sarà molto virtuoso riuscirà a portare la forza antiradiativa alla fine dell'attuale secolo ad un valore che è comparabile, di poco superiore rispetto a quello attuale. Ma voi a questo punto vi starete chiedendo: ma come? Se facciamo tutto per togliere le emissioni, possiamo solo arrivare a essere un pochino peggio di oggi? Ma noi ci saremmo aspettati che togliendo le emissioni avremmo risolto completamente il problema, e purtroppo le cose non vanno così. Non vanno così perché con i composti climalteranti non possiamo ragionare come di solito ragioniamo con gli inquinanti. Nella nostra testa, abituata ad affrontare i problemi ambientali così come abbiamo affrontato il problema dell'inquinamento atmosferico, c'è questa semplice equazione: se inquino è perché emetto, se taglio le emissioni il problema dell'inquinamento scompare. Questo è vero per composti che in atmosfera durano relativamente poco tempo, ore, ma giorni, forse qualche settimana. Se invece ha a che fare con composti come i composti climalteranti, che in atmosfera quando li emetto ci restano dei secoli, le cose non vanno così. Se io oggi
elimino completamente le emissioni, in atmosfera mi rimangono per secoli, mi rimarranno per secoli le emissioni che ho introdotto in atmosfera fino ad oggi. Questo è il motivo per il quale, anche tagliando completamente le emissioni oggi, avremo praticamente nel futuro un andamento costante delle concentrazioni. Poi dopo secoli e secoli, piano piano si riduce, però non interessa quello che succede nell'arco di una vita umana, diciamo. Quindi praticamente le concentrazioni rimangono costanti. Qual è l'altra faccia della medaglia? È che se voglio ridurre le concentrazioni, se voglio le concentrazioni di fatto non le posso ridurre, perché quello che ci ho già buttato in atmosfera c'è e continuerà a rimanerci finché noi siamo qua, diciamo. Quello che posso fare è far crescere le concentrazioni di meno. Quanto di meno? Il problema è proprio che il legame è questo, il legame oggi non è fra le concentrazioni e le emissioni, il legame è fra la derivata nel tempo, quindi la velocità di crescita delle concentrazioni e le emissioni. Allora, se io voglio stabilizzare le concentrazioni, cosa posso fare? Beh, subito posso fare pochissimo, perché non è che sulle concentrazioni, sulle emissioni si può intervenire da un giorno all'altro. Allora, l'idea che posso mettere in campo è questa: inizio piano piano a lottare contro, per ridurre le emissioni, riduco anno per anno le emissioni e le concentrazioni inizieranno a crescere ogni anno un po' di meno, finché non le porto ad un valore costante. Qual è il target? Beh, il target lo si è definito nel 2015 a Parigi, in un grande accordo, si è convenuto che per limitare i danni, in un modo tutto sommato ragionevole, si, deve, puntare all'obiettivo di non far aumentare le concentrazioni, dei composti climalteranti in atmosfera più del doppio rispetto a quello che era il valore pre-emissioni antropiche. Questo corrisponde con un incremento di temperatura di 1,5 gradi, 2 gradi, e guardate quale traiettoria, che tipi di ipotesi di riduzione delle traiettorie delle emissioni bisogna mettere in atto per riuscire a raggiungere questo ambizioso obiettivo. Queste qui tratteggiate in rosso, vedete, sono le emissioni totali di CO2. Diciamo così, chiamate come CO2 equivalenti, poi magari dico due parole su cos'è questo equivalenti, ed esse devono essere portate in pochi decenni, vedete, dal 2020, siamo oggi al 2050, praticamente a zero. Stiamo già facendole scendere, vedete, negli ultimi 15 anni sono già scese molto bene, però se andiamo avanti sull'attuale ritmo di crescita, non arriviamo nel 2050 allo zero, ma allo zero ci arriviamo molto più avanti. Dobbiamo quindi nei prossimi anni cambiare passo e mettere in atto una forte e veloce riduzione della crescita. L'obiettivo deve essere praticamente zero. Poi zero nette significa che tutte le volte che riesco a trovare un modo di togliere dall'atmosfera un po' della CO2 che c'è già, con tecnologie di eliminazione del carbonio, piuttosto che con la natura, sistemi agricoli, sistemi forestali, così che mi aiutano a fare questo lavoro, posso permettermi anche di emettere qualcosa, perché l'obiettivo deve essere quello delle emissioni nette, è uguale a zero. Ecco, questo è un po' il quadro, all'interno del quale si svolge questo fenomeno, diciamo, del cambiamento climatico, cambiamento climatico di natura antropica, e ho voluto iniziare la mia presentazione andandovi a spiegare un po' la fisica sottostante. Adesso la seconda parte della mia presentazione invece la dedico alle osservazioni. Queste osservazioni sono per noi una cosa di grandissima importanza. Tanto perché ci fanno vedere che cosa è successo, ma farci vedere quello che è successo ci serve anche per capire meglio il funzionamento di questo sistema, perché in fisica, quando un sistema lo si sa modellizzare solo parzialmente, e il sistema climatico lo sappiamo modellizzare solo parzialmente, perché è un sistema di una complessità enorme, sono proprio le osservazioni che ci aiutano a orientare la nostra bussola e a capire, diciamo, che cosa accade.
nel sistema che stiamo studiando. Quindi, importantissimo ruolo delle osservazioni, osservazioni che devono essere fatte con tutti gli strumenti disponibili, dalla superficie terrestre nella terza dimensione, che è la dimensione verticale, andando a monitorare costantemente l'atmosfera dalla fitta rete di satelliti che oggi la circondano, ma anche nella quarta dimensione, che è quella temporale. Quindi le osservazioni studiate nel tempo ci aiutano a capire molto di quello che accade e da questo punto di vista sono proprio le serie storiche di dati meteorologici a darci il contributo più importante, perché esse sono disponibili da decenni per praticamente tutto il pianeta, ma periodi anche molto più lunghi per alcune aree di esso. Dobbiamo moltissimo ai ricercatori che ci hanno preceduto e quindi queste informazioni sono di grande importanza. Lo sono per tutto il mondo, lo sono ancora di più per l'Italia, perché l'Italia è la culla della meteorologia. In Italia nascono alcuni dei principali strumenti meteorologici, nasce l'idea che si possa mettere in campo una rete come quelle che sono le moderne reti di stazioni meteorologiche, e grazie a questo, a questo ruolo del tutto particolare dell'Italia nello sviluppo storico della nostra meteorologia, abbiamo oggi nei nostri archivi una mole di dati di valore veramente eccezionale. Una buona parte di questi dati è stata portata negli ultimi anni e negli ultimi decenni su strumenti atti al calcolo scientifico, diciamo. Il lavoro è tuttora in corso. Un progetto di cui vado molto fiero è questo progetto Redata, diciamo, che attualmente stiamo sviluppando con l'associazione Meteo Network, e qui col contributo dell'associazionismo, quindi volontari che proprio per amore, per la passione verso queste discipline spendono il loro tempo ad aiutarci, stiamo scansendo e digitalizzando le informazioni contenute nel bollettino meteorico dell'Ufficio Centrale di Meteorologia. È una collana giornaliera che inizia ad essere pubblicata nel 1879, si conclude nel 1940 ed è veramente una miniera di dati meteorologici di enorme valore. Naturalmente il recuperare questi dati è solo un primo passo per poter avere delle informazioni valide sul clima del passato, perché questi dati sono stati raccolti in campo, in un contesto in cui gli strumenti si sono evoluti, i metodi di osservazione sono cambiati, le città stesse in cui le stazioni di misura erano collocate sono cambiate tanto nel tempo, per cui bisogna fare molta attenzione a stare attenti che i segnali che si osservano siano veramente espressioni di variazioni climatiche e non di problemi legati alla misura. Questo è un tema molto importante nello studio dei dati meteorologici, un po' un problema importante nello studio di tutte le variabili geofisiche, diciamo. Solo questo esempio vi permette di capire la portata del problema, diciamo. E se noi andiamo a vedere le istruzioni che forniva l'Ufficio Centrale Meteorologico Italiano quando esso venne istituito, parliamo degli ultimi decenni dell'Ottocento, le istruzioni per costruire una stazione meteorologica erano di realizzarla secondo questo schema, diciamo, andava fatta esternamente a una porta finestra con una specie di gabbietta da parte settentrionale di un edificio, poi ci sono pagine e pagine di istruzioni che documentano come doveva essere costruita una stazione meteorologica. Voi capite che passare da un sistema di osservazioni di questo tipo, via via nel tempo, a qualcosa di più simile a quello che segue, cambia sicuramente il valore di quello che si osserva. Quindi bisogna fare davvero molta attenzione a tenere conto di questi problemi, altrimenti quello che si misura e non è
non è un segnale di cambiamento climatico, ma solo un insieme di effetti legati ai cambiamenti delle metodologie di osservazione. Questo qui è un problema generalissimo, diciamo, anche oggi questo problema è ancora presente. E il problema dipende sostanzialmente da un grosso problema che c'è a monte. Noi studiamo il clima per mezzo dei dati meteorologici, ma i dati meteorologici non vengono raccolti per studiare il clima. I dati meteorologici vengono raccolti, per esempio, per fare delle previsioni meteorologiche migliori. Quindi noi usiamo il sottoprodotto di un sistema osservativo che non è stato tarato, non è stato studiato per quello che noi ci dobbiamo fare. E allora, se non stiamo attenti, rischiamo davvero di ottenere dei dati e delle informazioni che non sono corrette. Per questa ragione, nel nostro campo di ricerca bisogna essere anche un po' degli storici. Quindi bisogna andare a spulciare gli archivi con grande attenzione e andare a cercare tutte le informazioni che ci consentono di capire meglio come i dati sono stati raccolti. Quindi si tratta spesso di andare a confrontarsi con tutta la produzione scientifica dei ricercatori che sono stati coinvolti nella gestione di queste stazioni di osservazione, darà a raccogliere in questo modo ogni possibile informazione e usarla per studiare in modo critico le serie osservative, per andare a capire dove e come ci possono essere degli errori, dei fattori che rendono le osservazioni non omogenee e andare a correggerle. Giusto così, no? Per avere un cenno, poi un problema è complesso, richiederebbe un approfondimento molto maggiore, ma questa è per esempio l'evoluzione dei confini della città di Milano, dell'abitato della città di Milano dall'inizio dell'Ottocento fino ad oggi. La stazione meteo di Milano è stata istituita, ancora oggi si trova una stazione meteo nel Palazzo Brera, il palazzo in cui si trova anche la Pinacoteca. Beh, Brera all'inizio dell'Ottocento viene descritta come una zona ricca di orti e frutteti, quindi proprio ai margini dell'abitato di Milano, e oggi si trova invece chiaramente in pieno centro cittadino, e questo ha indubbiamente pesanti effetti su quello che si va a osservare in termini di variabili meteorologiche. Il problema, diciamo, non si conclude con il fatto che i dati sono disomogenei. I dati sono disomogenei sia per quanto riguarda le metodologie di osservazione, ma abbiamo anche il problema di dover mettere insieme dati che vengono da situazioni molto diverse tra loro. Se uno deve, per esempio, costruire un dato medio di evoluzione del clima su tutto il pianeta, deve mettere insieme serie molto corte con altre serie che sono molto più lunghe. Serie che hanno un clima tropicale con serie che hanno un clima polare. Quindi bisogna trovare il modo giusto per elaborare queste informazioni in modo da trovare un'informazione affidabile che non venga ad essere influenzata da questa disomogeneità. Pensate solo alla presenza di lacune nei dati, che sono tantissime, perché i dati oggi non li possiamo andare a riprendere. Quelli che ci sono arrivati sono quelli che ci sono arrivati e con quelli dobbiamo lavorare. Quindi è chiaro che se io faccio la media fra due punti, uno molto caldo e uno molto freddo, e ho una lacuna in quello caldo, devo evitare che la serie venga ad essere influenzata da questa lacuna. Quindi bisogna mettere in campo una serie di metodologie non banali, diciamo, per trovare un dato solido in presenza di un sistema osservativo così scalcinato, concedetemi il termine, una ricchezza eccezionale, una serie di problemi altrettanto eccezionali. Una delle strategie, una delle tante strategie che si mettono in campo, è quella di andare a esprimere sempre i dati in termini di anomalie rispetto ai valori medi che si misurano in un opportuno periodo di riferimento. Quello che vedete anche in questo grafico che segue, che fosse il risultato più noto prodotto dal mio gruppo di ricerca, e il grafico rappresenta l'evoluzione delle temperature italiane, appunto espresse in termini di anomalie rispetto a un periodo di riferimento, che qui fissiamo nel trentennio 1981-2010,
E quindi ogni dato vi rappresenta, vedete di questo istogramma, la differenza fra quella che è stata la temperatura media di quell'anno sul territorio italiano rispetto alla corrispondente temperatura media nel periodo, nel trentennio 1981-2010. Allora, vedete, nella prima parte dell'Ottocento accadeva normalmente di avere temperature medie di 2 gradi più basse rispetto a quelle medie del periodo 1981-2010. Oggi siamo 1 grado sopra. L'ultimo valore che si vede in rosso scuro è quello del 2020. Questo rosino qua sono i primi 3 mesi del 2021. Dovremmo aspettare la conclusione dell'anno per capire cosa succede. Quindi l'incremento di temperatura che si è osservato nel territorio italiano nei poco più di 200 anni dall'inizio dell'Ottocento ad oggi è stato di circa 3 gradi. Un incremento di temperatura fortissimo. Se pensate che la temperatura decresce andando verso l'alto di circa 0,6 gradi ogni 100 metri, è come se... Dobbiamo fare 500 metri per avere un cambiamento di temperatura di 3 gradi. Quindi è come se oggi a 2000 metri ci fosse la stessa temperatura che all'inizio dell'Ottocento c'era a 1500 metri. Se vogliamo fare un parallelo in termini di spostamento da nord a sud, 3 gradi sono oggi la differenza fra la temperatura media annuale che si registra mediamente a Roma e quella che si registra mediamente a Milano. Quindi è come se Roma all'inizio dell'Ottocento avesse avuto la temperatura media annuale che si registra oggi a Milano. Quindi capite che 3 gradi sono un cambiamento molto importante. Cambiamento è meno rilevante per le precipitazioni, le quali subiscono sì un trend di lungo termine. Qui siamo ancora ad un dato aggregato mediamente a livello nazionale, questa volta le anomalie sono espresse in scarti percentuali. Abbiamo perso qualche percento di precipitazioni mediamente sul territorio italiano, ma il trend è molto meno netto e su tutto domina una forte, molto forte variabilità interannuale. Naturalmente questi forti cambiamenti si sono già registrati, 3 gradi, appunto ne abbiamo parlato poco fa, hanno già prodotto anche dei forti cambiamenti sul paesaggio. Questo è un esempio di una foto, di due foto tratte dal rifugio Branca in Alta Val Furva. Siamo poco sopra Santa Caterina Val Furva, dal terrazzo del rifugio Branca posto a 2500 metri circa guardiamo verso sud, verso l'area del ghiacciaio dei Forni. Questa è la foto prodotta da Ardito Desio, professore dell'Università degli Studi di Milano, responsabile della spedizione italiana che conquistò il K2, lui fotografa il ghiacciaio dei Forni con queste imponenti masse, queste imponenti lingue glaciali. Il professor Smiraglia ha riprodotto la stessa foto nel 2015, Claudio Smiraglia, che peraltro è stato allievo di Ardito Desio, e guardate com'è cambiato il paesaggio. Masse glaciali si sono fortemente assottigliate, la lingua glaciale che va a raggiungere quasi la zona in cui oggi c'è il laghetto, diciamo in corrispondenza della centrale elettrica, praticamente sono scomparse. Le lingue glaciali diverse si sono frammentate, insomma la situazione è cambiata in modo davvero drastico. E naturalmente non è importante solo studiare come si sono evolute mediamente, diciamo, le temperature e le precipitazioni, ma è anche molto importante andare a vedere cosa è successo in termini di intensità, e qui si apre un capitolo molto complesso su cui però andrei un po' più rapidamente, diciamo, perché così lasciamo anche poi un po' di tempo per le domande in coda alla mia presentazione. E quindi vi dirò che sostanzialmente in merito all'intensità noi vediamo relativamente pochi segnali per
le piogge, c'è la domanda, la preoccupazione se sia già visibile in Italia un incremento delle piogge di forte intensità, cosa che è giusto temere in corrispondenza al cambiamento climatico, perché i modelli ci dicono che questo segnale potrebbe esserci, ma le osservazioni per adesso non ci fanno vedere un chiaro incremento di queste piogge di forte intensità. Vediamo invece un evidentissimo incremento delle ondate di calore con un forte impatto sulla salute dell'uomo. Questi due temi, incremento delle piogge di forte intensità e presenza delle ondate di calore nella stagione estiva, sono due dei temi più importanti da studiare per andare a capire l'impatto e il potenziale impatto dei cambiamenti climatici. Vi dirò anche che non abbiamo osservato cambiamenti solo per le temperature e per le precipitazioni. Molte altre variabili meteorologiche hanno subito importanti cambiamenti negli ultimi decenni. Questi grafici vi mostrano per esempio quello che è successo alla radiazione solare che viene qui rappresentata, magari non andiamo nel dettaglio stagionale, rimaniamo solo sull'aggregato annuo, dividendolo nella parte settentrionale, centro-meridionale del nostro paese, le curve sono un po' filtrate. Qui vediamo sempre anomalie moltiplicative, 1 vuol dire media di lungo periodo, 1,10 vuol dire 10% in più, 0,9 vuol dire 10% in meno. E la curva rossa si riferisce ai giorni senza nubi, e la curva nera si riferisce a tutti i giorni dell'anno. Cosa succede alla radiazione solare? Guardate, nei 2 decenni fra la fine degli anni 50 e gli anni 80 perdiamo il 10% di radiazione solare e poi lo riguadagniamo nei 2 decenni che seguono. Una cosa abbastanza interessante e simile si vede anche per la visibilità. La visibilità viene osservata in tutte le stazioni che fanno osservazioni meteorologiche per la sicurezza dei voli, diciamo, quindi dalla rete di stazioni dell'aeronautica militare è osservata in modo particolarmente attenta. Questa visibilità, un osservatore guarda una serie di punti di riferimento e riesce a capire quanto lontano l'occhio riesce a vedere. Bene, ancora una volta aggregando i dati. Qui divido sempre nel nord e nel centro-sud del nostro paese che hanno caratteristiche geografiche piuttosto diverse. Mi concentro solo sulle stazioni di bassa quota e vedo con quale frequenza il mio osservatore aeronautico vedeva più di 10 km e con quale frequenza vedeva più di 20 km. Guardate cosa succede a quella dei 20 km, per esempio. Se nel periodo fra il 1960 e il 1980 accadeva che si vedessero 20 km in meno di un giorno su 5, oggi questi 20 km si vedono più che in un giorno su 2. Quindi ecco un altro forte cambiamento delle caratteristiche della nostra atmosfera. Questi cambiamenti ripercorro qui e qui per la radiazione solare e sono causati da altri problemi non dai composti climalteranti e sono un indice del fatto che certamente l'uomo negli ultimi decenni ha emesso in atmosfera tante importanti quantità di climalteranti, quindi composti in grado di rendere più opaca la nostra atmosfera, la radiazione infrarossa. Ma non abbiamo fatto solo quello, non ci siamo fatti mancare neanche l'emissione degli inquinanti tradizionali, quelli che causano elevati livelli di inquinamento atmosferico sulle nostre città, quelli che impattano direttamente sulla nostra salute. E questi hanno avuto un effetto che in un certo senso è anche opposto a quelli dei climalteranti, cioè hanno reso la nostra atmosfera più ricca di polveri e quindi hanno assorbito, attenuato un po' la radiazione solare. Il problema è stato particolarmente acuto durante gli anni 80. Quindi è cresciuto dagli anni 60 agli anni 80 in presenza di uno sviluppo economico incontrollato,
poi pianino pianino siamo stati in grado di mettere in atto dei meccanismi per ridurre le emissioni, e questo problema in parte e in gran parte l'abbiamo risolto. Risolto completamente non ancora, perché la lotta all'inquinamento atmosferico deve continuare, diciamo, però siamo riusciti a risanare molto rispetto a quello che era il picco di maggiore inquinamento che abbiamo avuto in questo periodo. E naturalmente le cose sono legate tra loro, diciamo, perché dove abbiamo inquinato tanto fra gli anni 60 e gli anni 80, siamo stati addirittura in grado di fermare nelle zone un po' più inquinate, diciamo, la crescita delle temperature, perché queste polveri, diciamo, hanno schermato un po' gli strati più bassi dell'atmosfera e del suolo dalla radiazione solare. Naturalmente poi tutto questo ci è tornato indietro nel momento in cui abbiamo tolto queste polveri, e non lo dico assolutamente questo per cercare di suggerire un modo di combattere il problema del cambiamento climatico con l'inquinamento atmosferico, per carità. È solo e così mi fa piacere mettere in evidenza la complessità del sistema, dove è raro che l'uomo intervenga solo su uno degli aspetti, ma ci sono tanti aspetti di cui tener conto, e tutti questi vanno studiati e modellizzati. Ecco, questa trasparenza conclude la seconda parte della mia presentazione, quindi vi ricordo che nella prima parte vi ho spiegato come funziona il sistema climatico, nella seconda vi ho fatto vedere cosa ci dicono le osservazioni, quindi concludo la mia presentazione con una terza parte dedicata a cercare di rispondere alla domanda: cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare. Allora, la premessa è già insita in quello che vi ho detto nella prima parte della mia presentazione. Vi ho spiegato che noi non possiamo pensare di risolvere questo problema dall'oggi al domani. Quindi, anche se fossimo bravissimi, tagliassimo completamente le emissioni, il cambiamento climatico ce lo abbiamo già e ce lo teniamo per molti secoli. Quindi non c'è nessun dubbio sul fatto che ci dobbiamo adattare. Dobbiamo rendere la società meno vulnerabile al cambiamento climatico. Dobbiamo mettere in atto tutti quei processi che rendono la società meno vulnerabile. Naturalmente questo è una strategia da mettere in atto subito, è una strategia importante, ma non dobbiamo naturalmente fermarci qua. Dobbiamo anche concentrarci, impegnare ogni nostro sforzo perché l'adattamento sia a un clima che cambia poco, diciamo. Quindi dobbiamo mettere in atto tutti i nostri sforzi perché le concentrazioni che sono già cresciute continuano a crescere, dapprima più lentamente, per poi arrestare la loro crescita. Quindi questa si chiama mitigazione, quindi mettere in atto una serie di strategie per andare a ridurre le emissioni. Queste strategie vengono naturalmente innanzitutto da grandi accordi internazionali che si prendono a scala planetaria. Vi ho già menzionato il famoso accordo di Parigi del 2015, altre importanti tappe della negoziazione internazionale, forse la tappa più importante è questa di Rio de Janeiro del 1992, sono qui indicate. Quindi a scala globale e planetaria si definiscono i grandi accordi. Questi passano poi attraverso una serie di livelli decisionali fino a raggiungere la vita di ognuno di noi. Per noi gli obiettivi di riduzione passano innanzitutto dall'Unione Europea, alla scala nazionale, regionale, provinciale o città metropolitana, comunale e così via. Tutte queste scale sono coinvolte nel processo che porta a mettere in atto gli obiettivi di riduzione. Non dimentichiamoci che, a parte quello che viene dall'alto, noi possiamo muoverci anche muovendoci non dall'alto verso il basso, quindi non up bottom, ma in un approccio tipo bottom up, dal basso verso l'alto. Questo può essere fatto andando a prenderci come aziende, come enti, degli obiettivi volontari, diciamo,
Questo da una parte è utile perché contribuisce a diminuire le emissioni, dall'altra ha per noi anche una forte ricaduta a livello di immagine. Con il professor Bocchi stiamo cercando di muovere l'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano, perché l'Università degli Studi di Milano diventi parte attiva di questo processo e metta in atto quanti più interventi possibile per diventare un ateneo virtuoso nella lotta alle proprie emissioni. Molto importante anche il contributo che può dare ognuno di noi nella sua vita quotidiana. Tante delle piccole azioni che facciamo nella nostra vita quotidiana poi concorrono a creare le emissioni che abbiamo globalmente nel pianeta. Pensate che ognuno di noi emette mediamente 7.000 kg di CO2 equivalente all'anno. Quindi la domanda è: ma possiamo fare qualcosa nella nostra vita quotidiana perché questi 7.000 kg diventino un pochino di meno? Ognuno di noi ha degli spazi di miglioramento, indubbiamente. Noi crediamo che una maggior consapevolezza di quali sono gli aspetti della nostra vita che comportano emissioni possa aiutarci tantissimo. Per questo, con l'aiuto e con la collaborazione di una società che è Vivant Italia, abbiamo sviluppato un progetto che si chiama Scopri la tua impronta. Abbiamo messo a punto un web tool che potete raggiungere, vedete a questo link, spendendo 5 minuti del vostro tempo e un po' di concentrazione. Verrete chiamati a rispondere a una serie di domande che cercano di capire cosa fate per riscaldare la vostra casa, per produrre acqua calda, come la illuminate la vostra casa, con quali elettrodomestici avete, come li usate, come vi muovete, quanto mangiate, come vi comportate nella gestione dei vostri rifiuti, e mettendo insieme le vostre domande vi facciamo un check-up. Andiamo a stimare quanti chilogrammi di CO2 equivalente, cioè CO2 più la somma di tutti gli altri riconvertiti in CO2, emettete ogni anno. E naturalmente, magari facendolo più volte, mettendo delle diverse ipotesi, potete anche usarlo come uno strumento per capire cosa accadrebbe se faceste un certo insieme, se metteste in atto un certo insieme di provvedimenti. Per i più giovani, naturalmente è una buona per chi è appassionato del tema. Naturalmente ci sono delle buone opportunità anche per studiare queste cose nella nostra università, quindi io approfitto di questa chiacchierata per uno stacco pubblicitario, pubblicizzare i nostri corsi di laurea sul tema. Noi in Università degli Studi di Milano e nello specifico nel Dipartimento di cui faccio parte, il Dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali, abbiamo dato vita a due corsi di laurea particolarmente indicati per chi vuole studiare queste cose. Il primo si chiama Scienze Politiche Ambientali ed è un corso di laurea triennale di primo livello. Il secondo è in qualche modo la naturale prosecuzione di questo corso di laurea triennale di primo livello e si chiama Environmental Change and Global Sustainability. Abbiamo deciso di fare il primo in lingua italiana, il secondo in lingua inglese. E naturalmente per chi ama di più studiare, in coda a questi due corsi di laurea, abbiamo poi una scuola di dottorato in scienze ambientali che completa il ciclo formativo. Quindi se siete interessati visitate i nostri siti web e non esitate a farci domande di qualsiasi natura su questo. Io sono il presidente del corso di laurea di secondo livello, quello magistrale, e mi fa sempre molto piacere rispondere agli studenti che hanno delle curiosità, delle domande su questo corso di laurea. Fermerei qui in modo da lasciare un po' di spazio anche per le vostre domande e vi ringrazio molto della vostra attenzione. Dovrei aver tolto già la condivisione del video, vero? Sì, confermo. Ok, eccomi qua.
Grazie. Mi sentite? Certo. Sì, grazie moltissimo per questo molto intervento, Maurizio Malgeri. E sono sicura che ci saranno tante domande. Prego questa volta le persone che vogliono fare le domande di accendere il loro video, così vediamo la persona che sta chiedendo, appunto, vuole sapere qualcosa di specifico su questa lezione. Io magari comincio a chiedere, hai parlato di questa indagine che ognuno di noi può fare, no? Sulla nostra situazione di impatto sull'ambiente. Ci sono delle statistiche per quanto riguarda le persone che si iscrivono a questo come fascia d'età? Guarda, come noi non abbiamo chiesto la fascia di età, abbiamo chiesto la provenienza geografica, però non la fascia di età, quindi questa non la possiamo rielaborare. Sì, e l'altra domanda è se una poi fa degli aggiustamenti, può rifare il test dopo per vedere il prima e il dopo, se appunto secondo quello che viene fuori con il primo indagine che la persona fa. Sì, assolutamente, si può ripetere la compilazione. Diciamo che noi abbiamo costruito questo web tool anche con la consapevolezza che chi viene a visitarci in rete non ha di solito la pazienza per fare una cosa un po' più sistematica, diciamo. L'ho costruito io in collaborazione con questa azienda che ha messo sul piatto anche un'agenzia di pubblicità per la definizione del formato che risultasse particolarmente attrattivo per i compilatori. Ed è stata davvero una lunga battaglia fra il professore che voleva dettagliare, precisare, e l'azienda, giustamente dal loro punto di vista, che mi diceva: professore, se lei lo fa come vuole lei, non lo compila nessuno, lo compilano quattro nerd, diciamo, e alla fine ne è venuto fuori un prodotto, diciamo, agile, che in effetti è stato compilato da migliaia e migliaia di persone, diciamo. Sì. Noi però ne abbiamo anche una versione, quella un po' più nerd, diciamo, quella un po' più per gli analitici, che noi per esempio diamo alle scuole. Se il professore e gli studenti ci chiedono, allora con quella è più facile anche fare delle simulazioni, perché si può entrare un po' più nel dettaglio. Allora uno per esempio nella percorrenza può mettere 12.000 chilometri all'anno, poi dice: ma vediamo cosa cambia se ne metto 8 con la macchina, no? Vediamo cosa cambia se anziché andare in macchina da solo ci metto due persone per ogni macchina. Cioè c'è un po' più la possibilità di giocare con i numeri, però serve molta più pazienza, serve capire un po' meglio come funziona il prodotto. E mi dicono che se si fanno queste cose sul web, la gente ti pianta lì prima di... questa pazienza non ce l'ha sostanzialmente il normale utente, diciamo, della rete. Sì, sì. E le persone che hanno risposto sono in tutta l'Italia oppure a livello globale? Queste persone hanno risposto prevalentemente dal nord Italia, e questo potrebbe essere un po' dovuto al fatto che sia noi come università che la ditta che ci ha aiutato a farlo siamo, diciamo, collocati a Milano, quindi probabilmente vedendo Università degli Studi di Milano viene più voglia, diciamo, di compilarlo. E un po' forse anche indice di una migliore, di una maggior sensibilità di quest'area geografica a questo tipo di problematiche. Sì, sì. Grazie, grazie. Ci sono delle domande? Sì, volevo farne una io al professore. Buongiorno. Buongiorno. Da Caianiello. Senta, volevo chiederle, se il livello di anidride carbonica superasse certi limiti, come reagirebbe il mare, l'oceano, rispetto a questo aumento? E anche in generale i sistemi naturali? Non ho capito l'ultima parte della domanda. Diceva anche...
i sistemi naturali, parlo di foreste. Certo, allora il mare, l'anidride carbonica, questo biossido di carbonio, fa mare e atmosfera in equilibrio, diciamo, quindi se questa CO2 aumenta la sua concentrazione in atmosfera, piano piano viene assorbita dal mare, il che è per noi una molto buona notizia, perché il mare è un serbatoio che ha una massa molto molto più grande dell'atmosfera e quindi è ciò che ci può permettere di rimuovere questa CO2 dall'atmosfera. Ora però c'è un problema, diciamo, quando parliamo di mare dobbiamo chiederci: ma quale parte del mare? Finché questa CO2 sta nella parte superficiale degli oceani, è lì, è stata catturata in gran parte ed è potenzialmente pronta a essere riemessa in atmosfera, perché questo equilibrio fra atmosfera e mare dipende anche dalla temperatura degli oceani. Quindi basta riscaldare un po' l'oceano e questa parte, questa quota di CO2 che è stata catturata può venire riemessa in atmosfera. Quindi questo mare e aria, questa qui se la scambiano. Quando siamo tranquilli che questa qui non ci torna più in atmosfera, quando questa va nelle grandi profondità marine. Il problema è però che la superficie del mare, le grandi profondità, scambiano su tempi molto lunghi. Ci vogliono migliaia di anni perché quello che c'è nella superficie degli oceani venga portato nelle profondità degli oceani. Quindi questo meccanismo di rimozione, che poi nel lungo tempo, da qui a qualche migliaio di anni, ci consentirà di rimuovere la CO2 che abbiamo in atmosfera, ha proprio un tempo molto lungo, quindi non ci aiuta nell'immediato, diciamo. Siamo tutti arrostiti prima. Finiamo. Se non facciamo qualcosa, sì. E per le piante invece loro ci vivono con la CO2, quindi loro piano piano la trasformano in biomassa, diciamo, e loro ci danno una mano a rimuovere l'atmosfera. Infatti quando ho fatto vedere quelle emissioni nette zero, le piante hanno un ruolo molto importante perché trasformano la CO2 in biomassa. Si è fermata l'audio. Abbiamo ma il mio si è fermato di audio? Sì, io non ho riuscito. Ok, io adesso però sento bene. Sì. E vedo anche muovervi bene. Invece la signora che mi aveva fatto una domanda l'avevo vista bloccata. Sì. Sì, c'è stato un problema tecnico in questa domanda e risposta. Un breve problema tecnico, sì, ma adesso sì. Mi sembra superato, vero? Ecco, adesso sì. Ok. Sì, sì. Abbiamo altre domande? Professore, io avevo una domanda. Certo, prego. Volevo chiedere quanto... Può accendere il video? E che non sono a casa per il momento. Ah, ecco, quindi niente. Come si chiama? Rosa. Sì, buongiorno Rosa. Sì, buongiorno. Volevo chiedere quanto potrebbe incidere in positivo una dieta vegana sulle emissioni. Sì, questo se vede il nostro questionario, diciamo, cioè la sezione sull'alimentazione, e chiaramente una dieta vegana e riduce le emissioni rispetto a una dieta fortemente caratterizzata dal consumo di carne in modo importante. Credo che chiunque compili il nostro questionario si stupisca della quantità di CO2 equivalente emessa per effetto dell'alimentazione. Tutti noi siamo portati a pensare che la CO2 si emetta per la produzione di energia elettrica, per muovere le macchine e così via. È tutto vero, però anche quello che mangiamo gioca un ruolo molto importante nelle emissioni di questi composti climalteranti. Poi, naturalmente le valutazioni vanno fatte da parte di ognuno di noi, diciamo, noi non vogliamo forzare nessuno a far nulla, però è chiaro che
una dieta fortemente orientata al consumo di carne, dal punto di vista delle compatibilità ambientali, ha tutta una serie di problematiche che i numeri che escono dalla compilazione mettono bene in evidenza. E si prende in considerazione in questo questionario i chilometri per far arrivare questi prodotti, no? Perché si è visto in un documentario che hanno fatto ultimamente al BBC, uno può avere un dieta vegano, ma mangiando cose che devono importare, vengono importate, non so, dal Sud America, e quindi l'impatto è molto forte, anche se uno non sta mangiando la carne. Sì. Noi nella versione più sofisticata del questionario facciamo anche questa domanda, diciamo, no? Quindi sì. Il consumo di frutta esotica, per esempio, così. Invece, vabbè, in questo che facciamo per Vaillant, con Vaillant Italia, dovendolo accorciare, avendo questi vincoli di farlo compilare nell'arco di pochi minuti, questo livello di approfondimento non l'abbiamo messo. Sì, va bene, grazie. Altre curiosità? No, sarebbe interessante anche il discorso, credo, che farà la collega canadese che studia proprio Alana Mitchell, che è scienziato e drammaturga che studia le oceani. E lei è riuscita a fare uno spettacolo teatrale su questo problema del riscaldamento dell'oceano. Ok. Sì, sì. E mi chiedevo appunto se qualcuno che ci sta ascoltando che pensa di fare la parte sul teatro, no? E la scrittura, insomma, di un testo teatrale su questi problemi, secondo me un punto di partenza potrebbe essere proprio il questionario di cui ha parlato adesso il professor Maugeri. Certo. In qualche modo cercare di rappresentare quello a livello teatrale. Cioè, perché è così si inizia a raggiungere la consapevolezza. Queste cose non rimangono più astratte, ma uno si rende conto dei numeri che sono legati alle nostre scelte quotidiane. Esatto, sì, sì. Se non ci sono altre domande, non so. Professore, ma secondo lei si riuscirà davvero poi a rispettare l'accordo di Parigi? Ah, questa è la domanda più difficile, stavamo concludendo così con calma, ero già sereno, non mi hanno fatto domande facili e adesso mi arriva questa domanda, è una domanda veramente estremamente impegnativa, nel senso che l'accordo di Parigi è estremamente ambizioso. Però è giusto porci un obiettivo estremamente ambizioso, perché noi tecnologicamente siamo in grado di rispettare l'accordo di Parigi. È una questione di volontà, è una questione di accordo tra gli stati, perché questo tipo di accordi deve essere preso da una larghissima parte di paesi al mondo, diciamo. Quindi andiamo a toccare delle tematiche di collaborazione politica internazionale che non sono, sulle quali non è facile fare delle previsioni. Io personalmente sono fiducioso, perché le capacità tecniche per arrivare dove Parigi ci chiede di arrivare le abbiamo. Che poi, se poi predomineranno gli egoismi dei singoli stati, onestamente questo non sono in grado di dirlo. Io spero davvero di no, diciamo, spero che tutti ci vogliamo prendere questo impegno di lasciare in eredità, più che ai nostri figli, qui parliamo dei nostri nipoti, diciamo, un mondo che sia in qualche modo, per carità, il fatto che glielo cambieremo ormai siamo abbastanza tranquilli, ma che sia stato cambiato in un modo tutto sommato del quale siamo in grado di gestire le conseguenze. Sì. Non ci sono altre domande difficili? Per me è così, per non lasciarmi andare a casa tutto rilassato. Sì.
Va bene, quindi se non ci sono altre domande, veramente ringraziamo tantissimo il professor Malgeri per questo stimolante veramente intervento, e magari ti possiamo chiamare anche più avanti, Maurizio, a chiederti delle cose quando stiamo scrivendo i testi teatrali. Questo sarebbe molto, molto utile. Se non mi fate recitare, sono a vostra disposizione. Va bene, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi, grazie. E buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.